Questo signore che vedete ritratto, che parla così, si ammica qui a pettinare il Brandini, è Pierluigi Bersani che ha detto che il PDL ha perso, ma lui ha vinto. Dai dati ci risulta che il PD ha perso il 49%, il PDL il 72%. Carlo Brandini Dini, nella sua rubrica Occhio per Occhio. Io penso che tu abbia detto una bugia. Allora, il Bersani in Sicilia aveva più del 60%, si è perso 49%. Questa proprio, allora, rispetto alle regionali del 2008, il PD ha perso il 49% dei voti. Vabbè. Questo dice La Nazione. Va bene, io. La Nazione per me è oro colato, te leggi le cazzate, te leggi le ore, Caballero, i giornalini porno. Io leggo tutti i giornalini porno. E allora, questo vuol dire che secondo me è una cazzata uguale. Allora, dice, 49 più il 27 che ha preso, aveva 70 l'altra volta. Ma che scena, ma come le calcoli le percentuali? No, come le calcoli, allora, con numeri. Regionali 2008, sì. PD... Sì. 505.000 voti, sì. Regionali 2012, sì. 257.000, sì, voti, sì. C'è un calo del 40%. E l'altra volta arrivo quinto, sì, ma lo sai come ha vinto? Sai con che ha vinto? Ha vinto col 20% del 30%, perché, sì, Grillo ha vinto, sì. Ora te una parola, Grillo, che da un pezzo non te è infusi come immobile. Comunque, le elezioni in Sicilia hanno palesemente messo, fatto vedere a tutti gli italiani com'è la situazione politica di oggi. E è chiaro che Grillo ha avuto un successo enorme, ma continuerà a averlo, perché finché c'è, i politici non hanno capito che noi italiani non si vogliono più. Proprio devono andare via, la mattina devono riunirsi in piazza San Pietro e dire: signori, scusate del disturbo, mi sei portato in queste condizioni, e se va via, perché questi sono dei cialtroni in mano loro, perché loro ci vogliono stare, perché qui c'è il rinnovamento, vogliono i giovani, poi riappare Gasparri, riappare Occhetto, tornano tutti a galla in queste liste civiche che stanno facendo, se li trova tutti trombati del passato. È una cosa che loro devono andare a casa. E Grillo piace, guarda anche la Rita, come no, Grillo, come dici Grillo, c'ha il sorriso dietro la telecamera. Per esempio, preferisci Grillo o Passera? Scegli la prima che hai detto. Sì, è una donna che non è mica stupida. No, yeah. E quindi la politica, i partiti hanno fallito. E finché ci sarà, perché poi Grillo è bravo, perché urla, bercia, sottolineando che fa l'eroe dei due mondi, perché la televisione è sempre dietro a Grillo, attraversa il fiume, il mare, c'è la televisione, va lì, c'è la televisione, c'è sempre la televisione, perché se non avesse avuto non arrivava questi vantaggi. Comunque Grillo è una voce nuova, e quindi gli italiani che non ne possono più di questi cialtroni, allora non ne possono più. Che si è aterosclerotico. Sì. È tossico il sale contro la neve. Ecco. Ora voglio vedere quest'inverno il Dringoli, che dopo che gli hanno fatto un cazziatone l'anno scorso che c'era il sale, ne ha comprato non so quante tonnellate. Ma le dà all'alimentare. Ah sì? Logico, via lo buttasi. L'unica è che il Dringoli, per farsi vedere che se dà da fare, parta col fondo a casa, la prolunga. Ci vuole la prolunga. L'hai visto se troviai delle luci per il corso qui, per le luci di Natale? A me mi piace. A me mio non si dice, insomma, è fatto anche giornalista serio. A me piacciono. Bravo, sei nella lista. Ti piace molto? Ascolta. Te le faccio mettere a casa tua. Ora. Facciamo una cosa. Carlo, oggi si decide per Arezzo Provincia. Io direi di orare. Vuoi orare? Oriamo? Io volevo dire un'altra parola, ma... Orate, frate. Sì, ma io volevo dire... Che vuoi dire? No, niente, oriamo. Bisogna orare. Sì, oriamo. Che volevi dire? Io non me ne frega niente, guarda, proprio se la fanno... Ma non ori? No, urino, cioè, che c'è orare?
urinare. Eppure si dice ora o mai più? C'è anche cacare volendo. Cioè, tre o quattro partite. Mi mandare a cacare. No, no, la provincia non me ne frega niente. Se la fanno, la fanno. Se non la fanno domattina alle 8 faccio colato. Non cambia la mia vita. Ma non cambia la vita di nessun aretino. E questo non cambia la vita di nessun aretino se non viene fatto. Il brutto è che se si deve stare sotto Siena, allora mi incazzo. Ma se le tolgono tutte, io sono la persona più felice del mondo. E se ti mandano sotto Siena? Ecco, lì mi incazzerei. E se mi prendevi in un occhio? No, chi Siena? No, te si dice, no, se mi prendevi in un occhio. Cos'è stato? No, per dire che mi faceva. Se mi colpivi in una tempia. Alle Ville Montecchi, con te, Guarezzo, non si parla così. Ora e saluto. E dei cervelli. Vogliamo. E dei cervelli, ora. Ora, orate, fratre, se era ora, anni. Buonasera.